Non si è cambiato solo percorso, si è cambiata anche tipologia di terreno, molta più sabbia quest'oggi e sono venuti fuori diversi piloti rispetto a quelli delle prime giornate. Bellissima una speciale ricavata in una cava con tanta sabbia che ha fatto entusiasmare il pubblico presente. Gli azzurri sono andati molto bene, Manzi su tutti, autore di un'ottima gara soprattutto a livello cronologico paragonata a quella degli altri piloti all'interno del trofeo Junior. Ma alla fine della giornata anche quest'oggi la classifica parla Finlandia, sono i finlandesi a far loro i primi tre posti dell'assoluta di giornata. Nel trofeo le posizioni non cambiano, in testa la Finlandia che cresce ancora di più il suo vantaggio sulla Spagna. Nel trofeo Junior invece ad un certo punto si sembrava che stesse per cambiare la testa della classifica con la Francia che era arrivata molto vicino alla Svezia. L'ultima speciale però ha riportato la situazione a quella di ieri e la Svezia continua ad essere in testa con oltre un minuto sui transalpini. Siamo con Deni Filippaerts, oggi si è cambiato percorso dopo quello dei primi due giorni davvero difficile, com'era quello di Erno? Sì, dopo due giorni davvero traumatici perché era paludi, radici da tutte le parti, oggi abbiamo fatto molto sterrato, l'unico problema è che a un certo punto è venuto a piovere che non vedevi neanche i cartelli per svoltare le curve e è venuto molto molto freddo. È stato un giro facile, l'unico problema è che è la pioggia che ci ha fatto morire dal freddo. Pioggia e tanto gelo, però oggi sei andato decisamente meglio, secondo degli italiani dietro Manzi. E se alla tua prima sei giorni, le prime due giornate sono state complicate, c'era da aspettarselo, cosa ti è scattato oggi? Niente, le prime due giorni sono stato avevo paura di fare grossi errori, infatti in speciale non cadevo ma facevo piccoli errori che poi il tempo non veniva fuori. Oggi invece mi sono un po' sbloccato, le speciali erano difficili anche oggi perché erano piene di buche, due speciali nuove che mi sono piaciute molto, sono riuscito a farle bene, pulite e venivano fuori dei tempi abbastanza buoni. Sono contento di questo risultato perché per la mia prima sei giorni va bene così. Spero di migliorare ancora domani e dopodomani e l'ultimo giorno di cross sarà una passeggiata, diciamo così. Andrea Beconi, mancavi dalla sei giorni in Slovacchia, quella bellissima impresa della nazionale targata 2005. Sono passati sei anni, ritorni qui in Finlandia e il tuo contributo continui a portarlo alla nazionale. Ci colpisci soprattutto per la tua costanza. Sì, tanti anni dall'ultima volta, è dura tornare perché comunque gli altri continuano a fare questo tipo di gare, quindi accumulano ancora velocità, esperienza e un passo diverso ecco, rispetto a me che sono stato via da e niente, comunque sono contento, non me l'aspettavo di essere chiamato in nazionale e sicuramente ho fatto il possibile per onorare la maglia che insomma, è sempre un onore indossare. Cristian Rossi, manager del trofeo mondiale, siamo al giro di boa, come sono andati i primi tre giorni e come saranno gli ultimi tre di gara? Allora, i primi tre giorni sono stati caratterizzati meteorologicamente da un tempo abbastanza incerto che ha reso più difficile del previsto un percorso considerato abbastanza semplice per caratteristiche del terreno che avevano provato i pre-rider, strade sterrate, qualche tratto di bosco, poi reso veramente difficile dalla pioggia e dai numerosi concorrenti. In più diciamo che la squadra italiana è stata assalita dalla sfortuna perché abbiamo perso due piloti nel trofeo ed uno nel vaso ed in più Manzi ha avuto problemi appunto sul trasferimento in una buca di fango dove è rimasto incastrato per diversi minuti accumulando un ritardo che poi ci portiamo per tutto il resto della sei giorni. Da domani è il giro di boa, inizia il quarto giorno, saranno quarto e quinto giorno con lo stesso percorso, due giornate caratterizzate da molte ore di gara che
si avvicinano alle 8 ore e 340 km. Le previsioni sono ancora di pioggia, per lo più avremo una prova speciale in linea che impensierisce abbastanza i nostri piloti, in quanto è circa 11-12 minuti da percorrere col terreno asciutto, quindi vabbè, staremo a vedere, possono succedere ancora tante cose, anche se diciamo che con la mancanza di due piloti nel trofeo siamo chiaramente tagliati fuori nel vaso, dovremmo proprio essere fortunati quanto siamo stati sfortunati fino ad ora. See you in Sardinia 2013.